a tutti, bentornati sul canale. Oggi siamo qua per il recap della Septuagint di quest'anno. Questa edizione è andata benissimo perché sono riuscita a leggere tutti i volumi che mi ero prefissata e anche i libri che avevo scelto, quindi sono molto orgogliosa di me stessa. Come vedete è tornato il mio cappello di Topolino che sarà la nostra mascotte per tutto il mese di ottobre. Ma partirei subito con le categorie, anche perché sono tanti i volumi di cui parlarvi e per alcuni ho veramente tante cose da dire. Allora, la prima categoria sono le vocali, A, E, I, O, U, ovvero un libro che all'interno del titolo o il nome dell'autore iniziasse con una vocale. Per questo io ho scelto Eikon delle Deni and Deni, delle fumettiste italiane che io apprezzo moltissimo, e questo è il loro secondo volume che hanno fatto uscire. Questo non lo trovate più disponibile in commercio, ma potete richiederlo alle autrici se vorreste provarlo, vi lascio sotto il contatto Facebook. Questo volume ci racconta della travagliata e sofferta storia d'amore tra David e Adam. David è questo artista che è molto famoso perché vende nelle gallerie quello che la gente vuole, ma nel privato dimostra la sua arte. E troverai in Adam questo accompagnatore, la sua musa ispiratrice. Dal primo incontro che sarà fatto appunto per creare una nuova opera d'arte, nascerà questa storia d'amore travagliata e seguiremo le vicende di questi due. Allora, sicuramente ho apprezzato il tratto, anche se più giovanile rispetto a quello che hanno sviluppato adesso. Le storie d'amore così sofferte non sono proprio le mie preferite, però comunque ho apprezzato molto. Sicuramente se apprezzate le storie d'amore travagliate, sofferte, dove ci sono mille problemi che si mettono tra i due protagonisti, lo potrete molto apprezzare. Mi è piaciuto, non mi ha fatto impazzire, ma appunto perché non è il mio genere di storia. La seconda categoria è un libro scelto da una donna e io ho scelto questa serie a fumetti che si chiama Somnia, Artefici dei Sogni, di Elisa e Hansen e Federica Di Meo. Questa è la prima, diciamo, stagione che è realizzata, poi ne esiste una seconda più un romanzo prequel. La storia ci narra le vicende di Mira, questa giovane ragazza che arriva alla corporazione dei creatori per diventare una creatrice di Somnia. Lei lo fa principalmente perché è nata senza sentimenti, lei infatti non prova nessun tipo di sentimento, ma non sente neanche il calore o il gelo. Proprio per scoprire che cosa, come siano le emozioni, decide di provare ad entrare nella corporazione. Verrà accettata e da qui inizierà il suo percorso per scoprire i sentimenti e per diventare appunto una creatrice di Somnia. Allora, questa serie sinceramente ho avuto un po' di dubbi perché fino al terzo volume, quando le cose si iniziano a muovere un po', iniziamo a scoprire qualcosa, non ero sicura che mi stesse piacendo. Per me è stata una lettura molto tiepida, appunto perché mi è piaciuto vedere, no, come creavano le storie che c'erano dietro, però la storia principale di Mira non mi sta dicendo niente, lei come protagonista non mi piace, non mi ha detto niente, e il finale è stato una via di mezzo perché mi è piaciuto come viene spiegata il potere dei desideri, la magia che c'è dietro la realizzazione dei sogni e dei desideri e anche tutta la vicenda dietro ai sogni neri. Però quando si arriva a parlare della sua vita, del suo passato, del perché lei sia nata senza sentimenti, non mi è piaciuta. È anche vero che comunque io è un po' di anni che sono refrattaria agli shoujo, quindi forse essendo un finale più che è per un che avrei più visto per un manga shoujo, forse per quello che non mi è piaciuto. Se non altro è molto interessante l'idea che c'è dietro al fumetto, i sogni, alla realizzazione dei desideri, il compenso che c'è per il desiderio. Mi è piaciuta molto la spiegazione che c'è per appunto dietro i sogni e la magia dei desideri. Non so se continuare con la seconda serie, se mi capitasse di trovarla per caso probabilmente la leggerei, però così da andare a comprarla apposta non credo, non mi ha colpito così tanto da precipitarmi a comprarlo. La terza categoria è una raccolta di racconti. Io ho scelto Banana Yoshimoto con Ricordi di un vicolo cieco. Allora, questa raccolta di racconti, a parte essere una delle poche che avevo ancora qua in mezzo,
ci parla di cinque racconti in cui cinque personaggi diversi cercano la felicità a modo loro, attraverso varie vicende diverse. Ad esempio, abbiamo una ragazza che viene avvelenata per sbaglio nella mensa aziendale, una ragazza che scopre che il fidanzato l'ha tradita con un'altra donna e che stanno per sposarsi, anche se lui l'aveva già promesso, l'aveva già chiesta come promessa sposa, e così via dicendo. E il problema è stato che nessuno di questi racconti mi ha convinto, o mi ha comunque presa, conquistata, parlato. Con la banana Yoshimoto ormai ho capito che quando un libro mi piace fin dall'inizio mi piacerà tutto e quando invece non mi piace sarà così per tutto il libro. E questo purtroppo è stato il caso. Non so che cosa mi aspettassi, ma sinceramente non mi ha detto niente di che, mi è spiaciuto, anche perché altri libri della stessa autrice mi sono molto piaciuti. La quarta categoria è dedicata alle stagioni, quindi primavera, estate, autunno, inverno, quindi doveva avere o dei richiami in copertina oppure nel titolo. E io ho scelto Compagni di classe Second Season di Sotsu Gyosei oppure Azumiko Nakamura. Non ho ancora capito se questo è il titolo in originale oppure se questo è l'autore, non ho ben capito. Comunque, essendo che c'era una nevicata in copertina, ricopriva la categoria delle stagioni per l'inverno. Allora, questo essendo il secondo volume, noi vediamo la continuazione della storia d'amore tra questi due ragazzi, durante la preparazione per gli esami. Vediamo appunto le gelosie, i sogni, i passi che si fanno per decidere che cosa fare nella propria vita. E avremo anche uno spin-off su un vecchio amore di Hara Sensei. Adesso a me manca il terzo volume e il volume speciale su Hara Sensei. Devo andare in fumetteria a recuperarli, però non ci metterò molto. È una storia che mi piace un sacco, è sempre carina, sono curiosa di vedere come si evolveranno le situazioni. Ora che la madre di Sayo è malata e quindi penso che verrà fuori anche tutta la questione con il padre che vive all'estero, eccetera. Non vedo l'ora di recuperare anche gli altri per saperne di più. Categoria numero 5, autobiografia o un libro che parli di fatti realmente accaduti. E per questo io ho scelto Cigni selvatici, tre figlie della Cina di Jun Chang. Qui vedete l'edizione cartacea perché mi è arrivata poco tempo fa da Bookmuche, perché io ho letto questo libro in ebook, però mi è talmente piaciuto che non ho potuto non recuperare il cartaceo. Noi seguiamo attraverso le parole della narratrice la storia di sua nonna, di sua mamma e sua durante vari periodi della Cina. Infatti partiamo dal periodo dei signori della guerra fino alla Cina comunista di Mao, fino a quando appunto Mao morirà e quindi la protagonista potrà partire per Londra. Mi è molto piaciuto, si parla un sacco di tradizioni, della storia, però lo fa in una maniera non pesante. Giusto all'inizio vi butta insieme tutta una serie di nomi e date di eventi storici, di luoghi che dovete fare un attimo il callo, però una volta che vi abituate non saranno più un problema. Adesso io non so se è merito della traduttrice o proprio dell'autrice stessa, la traduttrice Lidia Perria, ma questa autobiografia è scivolata via come se fosse un romanzo. Non so se appunto il suo metodo di traduzione è proprio l'autrice che è brava così, però veramente aveva un ritmo che sembrava un romanzo, non sembrava un'autobiografia. E mi è piaciuto tantissimo perché ha avuto proprio un ritmo che mi catturava, io non riuscivo a metterlo giù, mi è piaciuto tantissimo, infatti non ci ho messo molto a leggerlo. E mi è piaciuto davvero un sacco, ve lo consiglio. Allora, tra l'altro, adesso che vedo, l'edizione cartacea ha anche delle pagine con delle fotografie, cosa che invece l'edizione in ebook non aveva. Quindi è veramente bello e ve lo consiglio. A me è piaciuto, aveva proprio un bel ritmo incalzante, non l'avrei mai detto. Cioè, quando io ho iniziato a leggere questo libro non gli avrei dato 2 lire, e invece mi è piaciuto molto. Sesta categoria, elementi della natura, acqua, fuoco, terra e aria. Noi dovevamo averlo o nel titolo o nella copertina. E io ho scelto Croa Chimera. Adesso io ho solo i primi due volumi, mi mancano gli ultimi due per completare la serie. Comunque, come dicevo, c'era
i fiori a rappresentare la terra, questa luna rossa nel cielo a rappresentare l'aria. Come ho già detto nel video di presentazione che vi lascio qua, quando ho fatto la TBR per appunto la sfida, Kylie Sorano, che ho scoperto che è un uomo, quindi shame on me, perché pensavo fosse un'autrice, è un autore che mi piace moltissimo, mi fido molto delle sue scelte. E devo dire che anche se al momento non sono ancora stata del tutto conquistata dalla storia, mi sta molto piacendo. La nostra storia si basa in questa città che è ormai stata divisa in distretti, quindi in zone dove le persone sono obbligate a vivere lì e non potersi spostare. Nello specifico, come vedete, la nostra storia si basa qua nel terzo distretto, che è la zona più malfamata, quella che è stata più colpita da questa infezione chimica, diciamo. C'è stata un'esplosione di una fabbrica e quella è stata la zona più contaminata. È principalmente governato da mafie, gruppi terroristici, e la nostra storia si svolge qui perché appunto nel terzo distretto, senza che lo sappiano gli altri distretti, si è venuta a creare una malattia, ovvero il morbo della chimera. Questa malattia fa sviluppare nelle persone dei tratti animali. Nei casi in cui l'infezione è poca, c'è solo un tratto, come non lo so, la lingua, gli occhi oppure i capelli, mentre nel caso più grave, dove l'infezione è stata più forte, e quindi l'androbelva, si trasformano completamente in animali che nella maggior parte dei casi sono fuori controllo. Noi seguiamo inizialmente un impiegato del distretto centrale che va a cercare un amico. Lui è originario del terzo distretto e lavorava con un beige speciale del distretto centrale che, dopo avergli promesso di incontrarsi, è sparito e non si è fatto più vedere, l'hanno dato per disperso. E quindi lui andrà direttamente nel terzo distretto per cercarlo. E qui entrerà in contatto con i ballerini del Cleome, un strip bar molto famoso del terzo distretto, e poi con Long Cheng, che è un medico e che in realtà è un androbelva. E da qui seguiremo poi tutto il corso degli eventi fino a conoscere anche altri personaggi, la storia dietro la trasformazione di Long Cheng e i misteri legati al Cleome. Molto carina, non vedo l'ora di finirla, spero che non mi deluda. Sono solo più altri due volumi, ma speriamo bene. E poi l'ultima categoria, la settima, ovvero un libro da cui sia stato tratto un film. In questo caso non c'è più di un film, ma in realtà è proprio una serie animata. Stiamo parlando di Tsubasa Reservoir Chronicle delle Clamp, una serie molto famosa che è uscita in contemporanea con XXOLIC, sempre delle Clamp. Ed è questa, ok. Sono 28 volumi. Questa sarebbe la prima serie perché poi è uscita, anzi sta uscendo in questo momento, una seconda serie del manga. In questo primo volume noi vediamo l'inizio di un viaggio. Infatti noi seguiamo le avventure di Shaoran, questo ragazzo che segue le orme del padre nel continuare gli scavi in queste antiche rovine nel regno di Clow, che è amico della principessa Sakura, la sorella del re e futura sacerdotessa del regno. Un giorno, dopo aver scoperto un nuovo piano delle rovine, la principessa finisce su un sigillo che si apre appositamente per lei e la cattura, trasportandola dentro, sembra un meccanismo magico, che diciamo fa disperdere la sua anima in tante piume e ve che vengono disperse in vari mondi alternativi a quello di Clow. Shaoran, con il corpo della principessa, viene spedito dal sacerdote del regno di Clow, dalla strega delle dimensioni, questa potentissima strega che gli può dare il potere di viaggiare attraverso i mondi per recuperare le piume dell'anima di Sakura. Da qui partirà un viaggio insieme a Kurogane, un samurai del regno del Giappone, e Fei, un mago del regno di Seles. Da qui appunto vedremo le varie avventure di questi personaggi attraverso i vari mondi che ci è stato detto dalle autrici che rappresentano il multiverso di appunto il mondo Clamp. Allora, cosa devo dire di questa serie? È stata una geniale mossa di marketing per rilanciare i lavori del gruppo.
Perché ci viene detto con questa storia che i personaggi viaggeranno in tutti i mondi alternativi a quello di Clau. Quindi noi ideologicamente dovremmo vedere anche i personaggi finire in mondi che abbiamo già visto nei precedenti lavori delle autrici. Qual è il problema? Che noi in realtà i mondi dei precedenti lavori non li vedremo mai, mai. Ed è la cosa che mi ha deluso di questa serie. In generale è una serie che si legge molto bene. Bisogna in realtà leggerla insieme a quella di XXOLIC perché erano appunto due serie che uscivano contemporaneamente. Io ho letto in precedenza tutto Olic e poi ho letto questo. Secondo me è stato il metodo migliore, almeno a mio gusto, perché mi ha poi spiegato tutto quello che non avevo capito in Olic, quindi anche i segreti di Watanuki, il protagonista di Olic. Allora, devo dire che mi è piaciuto come è finito, anche se è un finale aperto, ma lo sappiamo con le clamp, il finale aperto dietro l'angolo. Mi è piaciuto appunto come è finito, però non mi è piaciuta la spiegazione finale su Sakura e Shaoran. Sinceramente, non mi ha convinto. Però, appunto, essendo che c'è un finale così aperto, ci fa ben sperare. Adesso ci sarà una seconda serie. Secondo me potevano anche non continuare, come anche Olic, potevano anche non continuarla quella serie. Però vedremo come andrà a finire. L'unica cosa, appunto, che vi dicevo che mi lascia l'amaro in bocca è se siete amanti delle Clamp degli anni precedenti, ditemi se condividete con me la stessa idea. È il fatto, appunto, che ci abbiano fregato dicendoci che noi avremmo rivisto i mondi dei precedenti personaggi, però peccato che così non è. Anche perché mi è stato detto, eh sì, ma Acid Tokyo e praticamente cosa potrebbe succedere alla fine di X? Sì, grazie tante, peccato che Acid Tokyo ci siano tutti i personaggi di X. Quindi non ha senso che sia il mondo di X, perché ci sono anche personaggi che sono spariti prima della fine di X. Quindi anche lì è un palliativo, non è veramente il vedere i mondi. Quindi è sicuramente stata la cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare, è stata questa mossa di marketing di dire sì, ti mostro queste cose, ma in realtà no. La cosa che vi posso dire che è apprezzabile è che se siete amanti delle vecchie storie, non vi preoccupate, il trauma è sempre dietro l'angolo con loro. Anche in questa serie che sembra più tranquilla, il trauma è dietro l'angolo, non c'è problema. Quindi andate tranquilli, rimarrete traumatizzati uguali. Bene, questo era tutto. Io spero di avervi tenuto compagnia. Come vedete, ho letto tutto, sono veramente, veramente fiera di me stessa. Anche perché comunque Tsubasa me lo portavo dietro da un po' di tempo, quindi volevo proprio finirlo. Con questo io vi saluto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!